questa volta, amici cari, abbracciamo i vini abruzzesi. Marco Gabrielli, azienda agricola Fratelli Biagi, dico bene Marco? Ecco, voi però siete di quella parte d'Abruzzo, nella zona di Teramo. Siamo nelle colline teramane, sì, nord dell'Abruzzo, la zona speciale per la viticoltura e l'enologia. Non a caso c'è la zona, l'area dell'unica diocesi abruzzese che è la collina teramane, rappresentata qui dal nostro Matteo Biagi, che è una riserva del 2009. Raccontami anche un po' dei vitigni che vengono utilizzati. I vitigni utilizzati sono vitigni, quasi esclusivamente vitigni abruzzesi, per cui per i bianchi Trebbiano, Pecorino e Passerina, e per i rossi esclusivamente Montepulciano d'Abruzzo. Con me questa volta c'è Mr. Julian Kirk, Night Timber Spark English Wine, una bella storia inglese, ma soprattutto dobbiamo capire come sta andando il vino inglese, partendo proprio dalle bollicine. Qual è la situazione delle bollicine inglesi al confronto dei grandi champagne francesi e chiaramente del prosecco italiano? It's a very interesting market for English sparkling wine. È una domanda molto interessante. L'English sparkling wine sta crescendo molto, adesso noi stiamo esportando, siamo presenti in 27 nazioni. Sicuramente il prosecco è un vino che lavora molto e si vende molto, però il champagne un pochino sta scendendo nelle vendite e noi stiamo prendendo il posto di queste vendite. Julian, raccontiamo come facciamo queste bollicine, come viene prodotto questo British. It's made in traditional method, so it's bottle fermented. Sì, questo vino è un metodo classico, è un vino che viene dalle classiche uve Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier. Sono dei vini che sono rimasti sui lieviti per 5 anni. I nostri vini hanno bisogno di un lungo tempo di affinamento e questo vino appunto adesso è pronto per essere bevuto. Ancora gli amici italiani presenti qui a Londra, questa volta una signora, cambiamo territorio, cambiamo vino. Abbiamo la signora che si chiama? Laura, e della poi? Società Agricola Marangona. No, ma poi Laura Cutolo. Eccola là. E con mio fratello siamo nell'azienda Agricola Marangona. E che vino avete portato a Londra, cara Laura? Noi produciamo Lugana, sì. Quindi siamo nella piena DOC del Lugana Sud, Lago di Garda, e abbiamo varie tipologie di Lugana. Che vino è Lugana? Di vari. Dai. Il Lugana è un vino bianco fermo, tipico della sud Lago di Garda, la zona, la DOC è quella tra Veneto e Lombardia, e noi produciamo in purezza, quindi il vigneto è il Turbiana, e varie tipologie. Enzo Mion Valdobbiadene, il grande prosecco superiore, quello è proprio, come si suol dire, oltre. Quello giusto. Oltre. Quello giusto. Perché lì si deve dire Valdobbiadene. Quello si deve dire Valdobbiadene. Perché? Fondamentale. Perché Valdobbiadene praticamente è la realtà del prosecco, è tutto lì. Poi ci sono i prosecchi derivanti con la DOC e con altre situazioni, però noi non facciamo parte. Allora, Valdobbiadene e Londra, qui il prosecco va alla grande, supera lo champagne, gli inglesi cercano di fare qualcosa con le loro bollicine, però insomma regna sovrano il nostro. Io credo che gli inglesi abbiano tutta la ragione di fare le loro bollicine, però ahimè devono contenere i costi, perché i costi per gli inglesi sono molto alti, perché la gente qui vuole guadagnare tanti soldi e per cui il loro prosecco diventa caro. Gli amici della Spagna, della Rioja, qui a Londra, perciò i vini che ci appartengono, perché siamo, insomma, siamo cugini con loro, siamo vicini di casa. Come si posiziona il vostro vino sul mercato inglese? The position de Rioja wine in... La Rioja è da tanto tempo presente in Inghilterra, è da tantissimi anni che noi siamo qui e abbiamo
consolidato il nostro vino nel mercato inglese, sia per quanto riguarda i vini bianchi che i vini rossi. Sicuramente adesso le cose stanno cambiando perché ci sono tantissimi vini che stanno entrando nel mercato inglese, però la nostra storia è lunga e quindi noi vogliamo restare qui ancora per molto tempo. Senti, quando parliamo di lasagne, parliamoci che, perché tu, scusate, Sergio Mattioli, un collega che si occupa di comunicazione da tanti anni qui a Londra, ma è un italiano, anzi è un bolognese. Bolognese, importato proprio il Made in Italy da Bologna, le Emilia Romagna. Dicevano che spacci lasagne a Londra. Beh, anche i tortellini, diciamo, la nonna ci insegna a fare i tortellini con la sfoglia. Senti, come si sta a Londra? Beh, io ti dico, posso dire che Londra o ti accetta o ti respinge, a me mi ha accettato, quindi mi ha adottato. Quindi il cuore è sempre in Emilia Romagna, Bologna. Ci mancherebbe. Però siamo fieri di essere italiani a Londra. Questo è un evento per i vini, in questo caso italiani perché ci teniamo, importante. Londra è un mercato importante. Certo, Londra è un mercato importante, una grande vetrina per l'Italia, anche perché è un Made in Italy che ovviamente sta primeggiando, diciamo, come vini nel mondo, quindi certo. Ha superato anche la Francia, mi dicono, col Prosecco. Almeno no? Come quantità ci siamo. Esatto, quindi non siamo secondi a nessuno in questo momento. Su quello possiamo dirlo con grande orgoglio.